febbraio si avvicina il carnevale, il periodo delle frittelle. E ogni regione ha le proprie, piatte, rotonde, a ciambella. Ma quelle secondo me particolari sono quelle sarde, lunghe lunghe ma a spirale. Morbide e golose da godere appena fritte. Facciamo assieme le frigiole, le frittelle a spirale. Le frigiole sono frittelle lievitate, è per questo che ci serviranno 7 g di lievito fresco. Sciogliamo il lievito in 200 ml di latte tiepido. Pesiamo 35 g di zucchero semolato e aggiungiamolo a 250 g di semola rimacinata. Se ti piace questo video e vuoi sostenermi, metti un like o iscriviti. Grattugiamo la buccia di un'arancia. Se non è biologica, possiamo strofinare la buccia con del bicarbonato e risciacquarla con dell'acqua tiepida. Versiamo nella farina il succo dell'arancia che abbiamo appena grattugiato. In tutti i miei video spiego le ricette in modo semplicissimo, alla portata di tutti. Cerco sempre di dare dei consigli e dei trucchetti del mestiere, frutto dei miei tanti anni di lavoro ai fornelli. Scoprirete che cucinare è divertente e creativo. Seguitemi passo passo, io ce la metterò tutta per farvi avere risultati da veri professionisti. Uniamo all'impasto un cucchiaino di semi di anice e un uovo, possibilmente di gallina felice che razzola in spazi aperti. Aggiungiamo il latte tiepido dove abbiamo sciolto il lievito. Vi consiglio di aggiungerlo poco per volta, perché ogni farina assorbe in maniera diversa. Dobbiamo ottenere un impasto non molle ma abbastanza tenace. Aiutiamoci con una frusta. Mettiamo in un luogo tiepido a lievitare per circa 1 ora e mezza. Quando la pasta sarà lievitata, inseriamola dentro una sac à poche. Scaldiamo dell'olio per friggere dentro un padellino. Se vuoi sapere di più su che tipo di olio utilizzare, vai al mio blog www.cuocaaltuodomicilio.com alla ricetta frigiole. Lentamente facciamo scendere l'impasto nell'olio bollente partendo dal centro e formiamo una spirale. Appena le frigiole saranno dorate, giriamole e dopo pochi minuti scoliamole sopra della carta assorbente. Se non abbiamo una sac à poche, possiamo utilizzare un imbuto o una bottiglia di plastica a cui dobbiamo tagliare il fondo, ma con la sac à poche vengono perfette. Una volta tolto l'unto, possiamo passarle nello zucchero semolato. Non sono stupende? Ci vediamo alla prossima lezione di cucina.